Konnichiwa! Benvenuti a tutti voi qui nel mio canale! Sono come sempre Giappo Gamer e benvenuti qui in un nuovo episodio di Sekiro Shadows Die Twice in collaborazione con Element Multigaming, la più grande multigaming d'Italia con youtubers e streamers di cui faccio fieramente parte. E allora, cari ragazzi e ragazze, siamo arrivati all'episodio numero 34. Mamma mia, mamma mia. Allora andiamo subito a vedere che cosa succede nel Giappone feudale di questo Sekiro Shadows Die Twice. Allora, bene, eccoci qua. Siamo all'entrata delle segrete abbandonate. Allora, qua ci sta il mercante. Vuoi acquistare un ex voto? Ma vediamo un po' che caspia c'hai, sinceramente. E... ah, ok, l'abbiamo già ripulito. E... ok, va bene. Possano i defunti riposare in pace. Vabbè, grazie. Allora, e vediamo un po' che caspia ci sta qua sotto quest'oggi. Perché ah, che cazzo. Ma ci stanno, ma che ci stanno? È bestiaccio. No, 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 no. Partiamo già male, partiamo, eh. No, che cazzo. Ma che, no, ma ci sono i mordicchi qua. Oh, 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 oh. Segrete. Che caspita di bestie. Ci stanno, eh no, dai, non ci mordere ancora, porca puttana. Ammortacci tua. E crepa. No, ancora di vivo. E crepa di nuovo, va. Che cazzarola, ma che siete, oh? Ma tipo zombie. Agente calmante, farmaco in polvere per calmare i nervi. Qua ce ne vuole, usato per da coloro che devono svolgere mansioni terribili. Riduce l'accumulo di terrore e ne aumenta temporaneamente la resistenza. Che si parli di guardie del cimitero, di boia o della congrega memore, chi tratta con la morte lo tiene sempre a portata di mano. La regola è semplice, se il terrore ti ha agguantato, fatti trovare preparato. Vabbè, buono così. Ma no, quanti cazzo siete qua? Ma no, ma che è? Tipo Resident Evil, dai, non mi dite, tipo... No, dai, Rauki pure qui, no, dai, non ci voglio credere, porca puttana, dai, dai, veramente. Veramente, dai. Vabbè, ok, mi fate i moribondi. Noi entriamo qua. Ma che caspia ci sta? Ma che so? Ma non so. Note del prigioniero marcescente. Una nota lasciata da un uomo morto e putrescente nelle segrete abbandonate. Pare che la roccia odorosa si trovi nel santuario di un villaggio di proprietà di Ashina, ma non riesco a decifrare e lanciarsi. Bah. Il vecchio libro di Okami mi ha portato fin qui, ma hanno davvero raggiunto il palazzo della sorgente? Vorrei saperlo e forse non ci riuscirò mai. Perdonami, Kotaro. Ma che cazzo ci sta? Ma che caspita? E crepa, va. Ma che cazzo di posto, porca la miseria. Tu che sei, ostile? Sì, ho capito. Sei moribondo, ma a me dispiace, sinceramente. Qua ci sono degli oggetti.
Ci sono pure bestiacce. Vabbè, crepate così. Porca puttana, che roba. E tu chi caspita sei? E che caspita... Oh, oh, oh! E no! Non zompare! Sei crepato? Ti rialzi? E ti rialzi! No, dai, non devi mordere! E no, dai, su mortacci tua! No, dai, veramente, ma che cazzo? E ti crepa, va, due volte devo ammazzare. Mortacci vostri, oh! Che cosa fate qui? Di tutti i luoghi... Ah, siete per caso uno shinobi? Mm. Ma com'è? Ci riconosco tutti quanti al volo, ma com'è? Non dire nulla, sì. Vabbè, sì, va. Sì. Come pensavo, sareste disposto a occuparvi di un favore per conto mio. Il mio nome è Dojun. Mi è stata assegnata la preparazione di una cura medica basata sulle acque del ristoro. Acque del ristoro? Punto, mio caro Shinobi. Questa è una lettera che ho ricevuto dal maestro. Sì, tutti i dettagli. Una lettera di Dosaku, chirurgo delle segrete abbandonate. È lisa e sporca di sangue. Serve un uomo robusto. Vabbè. Possibilmente un samurai o un soldato robusto come le truppe Taro. Ci serve indenne. Dosaku. Dove la troviamo? Soldato robusto, uomo robusto. Vabbè. Agente calmante 1, lettera insanguinata del chirurgo. Ma qua, porca puttana. Tocca ammazzare due volte a questi. Però ci sono un sacco di oggetti. Porca miseria. Ma mi mancava solamente che Sekiro si trasformasse in Resident Evil, cazzarola. Allora, comunque possiamo ritornare. Ma queste bestiacce, ma crepate, va. C'è qualcun altro che scoccia? Vabbè, prendiamo, va. Olio. Vabbè, di olio ne abbiamo aiosa. Ancora olio. Mi sa qua va, bisogna bruciare un po' qualcuno, mi sa, eh. Troppo olio. Vabbè, proseguiamo per di qua. Farmaco blu. Farmaco scenario segreto di colore blu. In guerra a volte il suicidio diviene un'opzione inevitabile. I samurai rivolgono la propria spada contro se stessi per questioni di onore, ma lo shinobi necessita di una morte più rapida. Mordere il farmaco provoca la morte. L'uso non impedisce la resurrezione. Ah, ci sei tu, eh? No, e dai, e dai. Ma che cazzarola. E crepa. Si rialza. E piede questo. E ricrepa. Due volte. Mortacci vostri, oh. Agente calmante. Vabbè, mandarci qualcos'altro di buono. Un po' di magnetite. Che ne so. Adamantite. Che caspita ne so. Di qua che caspita ci sta. E no, pure voi bestiacce e basta, eh. Oh, bene così, ci sta. Ci sta l'idolo, yatta, bene così, attiviamolo. Trovato idolo dello scultore, bene così, bene. Dove caspita stiamo però? Ah, segrete, canale sotterraneo, ok.
Quindi abbiamo praticamente abbandonato quasi il castello a Scina, che fa da fulcro a tutta l'area. Ora siamo nelle segrete. Vabbè, la nuova area, bene così. Che è sta gabbia? Non si sa. Oh, ferro di recupero, yatta, bene così. Sedimenti ferrosi estratti ad Ascina. Usare potenziamenti di base per gli strumenti prostetici. Questo è buono come il pane. Ascina è flagellata da abbondanti nevicate e terre sterili, ma offre minerali di altissimo livello. Bene così. Di là pure c'è un qualcosa, però. Allora, se io prego, tutti quanti si resumano. Risponono tutti quanti. E lo sapevo. Che tazzavi, bastardo. Crepa. Ho tanto dei rialzi, sicuro. No, e dai però, su. Ma ci devi sempre mordere, morta. Oh, 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 oh. E ricrepa, su. Che c'è dai? Agente calmante, vabbè. Qua che ci abbiamo? Grumo rosso, un ammasso rosso e tondo. Se inghiottito conferisce occhi rossi e resistenza ai sussulti in caso di attacco, ma proibisce l'uso della resurrezione. Un grano rosso, il lascio di una persona che non riuscì a soddisfare i propri desideri. Toccandolo si avverte un debole calore e pulsa lievemente. Vabbè, piamoselo. Prendiamo e vediamo un po' il da fare. Vabbè, comunque lì dello sta lì. Non inizialmente eravamo andati anche per di qua. Mamma mia, che posto. Porca la miseria. Leggi. Qui giacciono i vassalli del clan Ascina. I vassalli giustiziati dopo la grande ribellione. Che riposino in pace. I vassalli. Ah, che caspita è, eh? Mi sa di mini boss fight quello, Ma io non andrei tanto a stuzzicarlo, sinceramente. Ma c'è un oggetto lì sulla sinistra. C'è qua su, raccogliamo. Sfera amiibo dell'anima. Un pallone di carta pieno di acqua della sorgente, intesa per benedizione per i defunti. Si fa scoppiare mentre si prega. Chi viene bagnato dall'acqua ottiene più poteri di resurrezione per un periodo di tempo. La più antica fra le sfere Mibu, i sacerdoti erano soliti farle scoppiare come offerta di pace per i defunti. No, ma io non so che cazzo sia quello. Bah, non lo so, non lo so. Sinceramente lo vedo bello demoniaco. Non so che cazzo sia, sinceramente. Cioè, poi lì sulla sinistra ci sta un oggetto, però tocca vedere anche che cazzo di oggetto sia. Poi magari, che ne so, un pezzo di ceramica che non vale un figo secco. E magari farsi accoppare per questo mini boss fight che non so che caspia sia. E c'ha pure due sfere rosse, per cui non lo so, io per il momento lo lascerei stare. Ah, ma c'è un qualcosa. Pure qua sotto. Agente calmante. No, sti cazzi. Guerriero Cicimen. No, rimane là. Scappamo, scappamo. Oh,
Ok, allora prega l'idolo. Non so se saprei se pregarlo oppure no. Allora mi sa che se di là è bloccato e ci sta quel guerriero là, che al momento sinceramente non mi va di affrontarlo. Andiamo per di qua, vediamo un po' che caspita ci sta. C'è qualcuno là. Ok, fatto fuori. Dacci qualcosa di buono. Agente calmante. Un'altra agente calmante. Vabbè. Ma queste caspie gabbie che so? Vediamo un po'. Borsello leggero, buono come il pane. Borsa contenente una piccola quantità di sen, ha un peso soddisfacente, si può usare per ottenere i sen che contiene. I sen in questa borsa non andranno perduti se muori. E ci siete voi due. E becca di questo, così crepa. Hai visto che ho fatto, amichetto tuo? Vabbè, vado un po' di fretta e ti faccio fuori così, dai. Ok, bene così, vediamo un po' che oggetti ci hanno. Agente calmante, un'altra agente calmante. Polvere da sparo nera, buoni così. Grani neri costituiscono la base della polvere da sparo. Materiale usato nei provvedimenti alchemici e negli strumenti prostetici, compresi quelli di natura esplosiva e occulta. Anche i più semplici tipi di polvere da sparo hanno una grande varietà di applicazioni. Bene così, buona. Ok, tutto sto casino, poi perché cosa, cazzarola? Confetto di ago, confetto preparato al Tempio Senpou. Che toccherebbe arrivare a questo fantomatico Tempio Senpou. Intriso la benedizione di ago, aumenta i danni inflitti a vitalità e postura se si morde e si assume la posizione ago. Qui gli spiriti incarnano il karma in eccesso, ma li conforta e confetto e supporta le conseguenze. Vabbè, ok. Ma qua c'è un passaggio segreto, c'è un qualcosa, no? Ci stanno ste cazzi di gabbie che non lo so. Vabbè, quello è crepato, buttiamose qua. Noi ci stanno le carpe qua. Ecco, infatti. Oh, appena parlato. Cazzarola. Oh, oh, oh. E tacci vostri. E crepa, su. Sei già morto. Dammi qualcosa di buono. Agente calmante. Vabbè. Utilizziamo le compresse. Va, tanto ce l'abbiamo. Dai dei compresse falqui, che sono sempre buone. Beh, ok, con la compressa sono quasi arrivata tutta la vitalità. Bene così. Ok, vediamo un po' qua che caspita c'è. Ah, è ok, in salvataggio. Aziona il meccanismo e azioniamolo, vediamo un po'. Che caspita è, Ma che è un trabocchetto alla Goonies? Che cazzo, sembrerebbe un ascensore. Dai, azioniamo, va, vediamo un po'. Chissà dove caspita ci porta. Oh, porca miseria, dove caspita ci ha portato? Ma dove caspita stiamo? Vabbè, saliamo, vediamo un po' dove caspita siamo arrivati, non lo so.
Sì, grande, Yatta. Tu? Ma io chi? Ma tu chi? Ma chi è? Chi caspita è il Buddha? Chi è? No, buoni tutti, un attimo. Fagli solo pregare all'idolo, bene così, bene così. Chissà dove caspita siamo arrivati. Trovato l'idolo, vabbè, riposiamo, dai, riposiamo, non si sa mai. Un riposino ci sta, viaggiamo. Monte Congo, bene così. Bene così, bene così, ok. Quindi dopo le segrete, il canale sotterraneo con i raughi pure là, siamo arrivati al fatico Monte Congo. Bene così, che non è il Congo la nazione, eh. Ma il nome di questo monte, boh, particolare. Quelli del Tempio Senpo si sono allontanati dagli insegnamenti del Buddha. Mi dispiace. Quindi? Se ti cattureranno, nessuno può dire che cosa ne sarà di te. Ok. Quindi? Sarebbe meglio tornare per la tua strada. Comunque. Ma se lo fai ti prego, procedi con cautela. Va bene, ok. Non ti impedirò di entrare se sei determinato a farlo. Ok. Ma se lo fai ti prego, procedi con cautela. Va bene, ok, questo già hai detto. Va bene, ok, caro Buddha, ti ringrazio veramente tanto. Ok, bene così. Altro bel episodio di questo Sekiro, ottimo così. E ok, bene così qua, di ritorno nella scheda principale di questo Sekiro Shadows Die Twice. Mamma mia ragazzi, insomma, altro grande episodio qui, questo Giappone feudale di Sekiro. E allora, anche questo 34esimo episodio è andato a buon fine, bene così. 34esimo episodio in collaborazione con Element Multigaming. Vi ricordo come sempre essere la più grande multigaming d'Italia con youtubers e streamers su Twitch, di cui faccio fioriente parte, e che vi invito a seguire. Basta googolare, scrivere element-gaming.eu e trovate me, trovate tantissimi altri youtubers e streamers su Twitch da seguire, dove vi aspetta tanto tanto divertimento assicurato per tutti quanti voi, con videogames dal multiplayer al single player, veramente per tantissimo divertimento garantito al 100%. E allora, per quanto riguarda questo episodio, vi invito a lasciarmi un bel like, un commento, a condividere con i vostri amici per far conoscere il Giappogame lungo e largo. In più vi ricordo come sempre di seguirmi nei vari socials, pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Ovviamente vi invito a iscrivervi al mio canale, ad attivare la campanella per rimanere aggiornati con i miei svariati video ed episodi sul gaming giapponese a 360 gradi. E allora, cari ragazzi e ragazze, io vi ringrazio per essere arrivati fin qui, vi abbraccio forte, e dal vostro Giappo Gamer è tutto. Matane, ai prossimi episodi!